5 novembre Fano ha celebrato i 160 anni di fondazione del Corpo di Polizia Locale, una realtà importante nel nostro territorio al servizio del cittadino e dell'intera comunità. La mattinata è iniziata con una santa messa presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi insieme al parroco del Duomo Don Giorgio Giovanelli, alla presenza di tutte le cariche militari e civili, tra cui il prefetto, il questore, gli assessori regionali e comunali. I simboli religiosi, militari, civili che portiamo ci ricordano che siamo chiamati ad una responsabilità, che siamo chiamati a porci in basso al servizio delle persone. E oggi siamo qui a dire grazie perché in una lunga storia di presenza si possono scorgere i segni di una dedizione e di una risposta piena alla missione assegnata. Gli uomini e le donne in divisa, in totale 62 agenti a Fano, coadiuvati dal comandante Annarita Montagna, si sono poi spostati all'interno della Sala Verdi del Teatro della Fortuna per la cerimonia civile, a cui hanno preso parte anche i piccoli ragazzi del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, insieme a quelli del coro Tra le Note, che si sono esibiti con l'inno di Mameli. Siamo riusciti ad implementare dotazioni organiche ed anche delle dotazioni strumentali. Quindi in particolare abbiamo implementato l'organico e questo ci consente proprio di svolgere quel nostro ruolo tipico che è la maggiore presenza sul territorio. Oltre ad assicurare il servizio in centro, abbiamo esteso i servizi anche poi nei quartieri e nelle zone periferiche, dove sia nei quartieri che in centro, che in ogni via e in ogni zona di Fano dobbiamo poi prestare tutti i servizi che sono nostri tipici, dal controllo di polizia stradale a quello di controllo ambientale, edilizio, anagrafico. In questa ricorrenza di quest'anno abbiamo coinvolto il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini, proprio perché volevamo capire dalla loro viva voce come ci vedono e come è considerato per loro il ruolo della polizia locale. E ci siamo sentiti rispondere che siamo dei soggetti che sono addetti alla loro tutela, sicurezza e capaci di aiutare le persone in difficoltà. La giornata di ieri è stata anche l'occasione per riflettere sul ruolo svolto e sui risultati ottenuti. Nei primi 11 mesi del 2023 sono state controllate 4.451 persone, verificati 3.390 veicoli, di cui 189 sequestrati. Dal 1 gennaio oltre 270 gli incidenti rilevati, tra questi 167 con feriti e uno mortale. Ma non sono mancati gli accertamenti per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti. In totale 237, rispettivamente 14 e 2, hanno dato risultato positivo. L'assessore alla polizia locale, Sara Cucchiarini, ha poi sottolineato l'importanza della sicurezza nel territorio tramite l'installazione di telecamere di videosorveglianza. 10 anni fa ce n'erano solo 4 in questo comune, oggi siamo raggiunti a quota quasi 140 e da qui alla fine dell'anno ci sarà l'installazione di altre 10 telecamere proprio in quei quartieri in cui c'è necessità di un maggior controllo. Questo per un investimento di altri 100.000 euro. Si è ricordato un dato rilevantissimo di questa città, che è la terza città delle Marche, con un flusso di traffico veicolare di una media di 50 auto al giorno, che raggiunge anche il doppio durante la stagione estiva. Bisogna rispondere con azioni strutturali, è per questo che abbiamo utilizzato anche questa occasione per ricordare l'importanza della realizzazione di opere strategiche come la Complanare di Fano Sud, ma anche il collegamento della Fano Nord, perché Fano ha bisogno di essere collegata in modo sicuro e veloce.